Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Sull'argomento un po' tecnico della frammentazione del DNA, quello che è poi il problema pratico è, una volta individuato lo spermatozoo col DNA frammentato e quindi non utilizzabile, come possiamo sapere se gli altri spermatozoi non siano anch'essi frammentati? Come possiamo procedere in una fecondazione assistita con la certezza di inserire nell'ovulo uno spermatozoo con un DNA integro? Ricordiamo, facendo un passo indietro, che la frammentazione del DNA è quella condizione del proprio, diciamo così, cromosomica del spermatozoo, per cui il DNA, essendo frammentato, non ha quelle capacità di iniziare la gravidanza o di mantenerla durante il suo percorso, talvolta con problematiche anche a carico dell'embrione. Quindi è bene sapere il tasso di percentuale di frammentazione, che talvolta è una delle cause della infertilità maschile. Il problema, appunto, è che pur conoscendo la presenza di una frammentazione, noi dovremmo utilizzare spermatozoi non frammentati, e quando si studia lo spermatozoo per la sua frammentazione, chiaramente è uno spermatozoo non più vitale. Quindi si cercano sempre delle metodiche che permettono di isolare gli spermatozoi non frammentati. Una tecnica proposta è una sorta di separazione attraverso magnetica, MAX, e in termini molto semplici, quando lo spermatozoo ha una vitalità ridotta, è in uno stato di sofferenza per presenza appunto di un corredo genetico alterato, va incontro chiaramente a un processo di accelerata senescenza, un'alterazione della sua membrana, e la fosfatidilserina, che è una molecola all'interno del, chiamiamo, del citoplasma, per essere più così, per esemplificare, può essere messa a contatto con l'adenosina 5, una molecola che ha, diciamo così, una carica metallica. In questo modo lo spermatozoo, quindi diciamo frammentato, che ha collegato la fosfatidilserina all'adenosina, verrà attratto passando in un tunnel magnetico, verrà attratto per la sua carica elettrica, e quindi ecco che ci sarà una separazione tra gli spermatozoi frammentati, che hanno un collegamento tra la fosfatidilserina e l'adenosina 5, e verranno quindi calamitati dal magnete, mentre gli spermatozoi non frammentati non avranno il danno di membrana e quindi transiteranno non richiamati dalla calamita, dal magnete, verso l'esterno. Questo è il mio modo di dire, cerca di esemplificare, forse eccessivamente, ma serve a capire che iniziano ad esserci possibilità di separazione di spermatozoi non frammentati senza chiaramente dover assolutamente distruggere quota parte della popolazione. È proprio un filtro: i frammentati vengono attirati dal magnete, i non frammentati, quindi idonei a una fecondazione, verranno chiaramente, così diciamo, recuperati all'uscita dal passaggio di questo microtunnel. Argomenti tecnici, però è giusto saperli, quindi con questo vi saluto, auguro a tutti una buona giornata e ci vediamo sul prossimo video, magari con argomenti diversi, ormonali o di andrologia. Buona giornata.